Ciao, sono il dottor Max. In questo video ti spiego cosa causa il diabete di tipo 1. Il diabete di tipo 1 è una condizione autoimmune in cui il sistema immunitario attacca erroneamente le cellule del pancreas chiamate cellule beta, che sono responsabili della produzione di insulina. La causa esatta del diabete di tipo 1 non è ancora completamente compresa, ma si pensa che sia il risultato di una combinazione di fattori genetici e ambientali. Ecco come si sviluppa il diabete di tipo 1. Predisposizione genetica. La genetica svolge un ruolo chiave nel suscitare la suscettibilità al diabete di tipo 1. Le persone con una predisposizione genetica possono avere una maggiore probabilità di sviluppare la malattia, ma non è l'unico fattore. Esposizione a fattori ambientali. Si ritiene che l'insorgenza del diabete di tipo 1 sia innescata da fattori ambientali, come infezioni virali o altre esposizioni ambientali, che possono scatenare una risposta autoimmune. Reazione autoimmune. Quando il sistema immunitario viene esposto a questi fattori ambientali, può reagire in modo anomalo e attaccare le cellule beta del pancreas, danneggiandole o distruggendole. Questo processo viene chiamato autoimmunità. Mancanza di insulina. A causa della distruzione delle cellule beta, il pancreas non è più in grado di produrre insulina o produce quantità insufficienti. L'insulina è un ormone essenziale che regola i livelli di zucchero nel sangue, consentendo alle cellule di assorbire il glucosio per utilizzarlo come fonte di energia. Aumento dei livelli di zucchero nel sangue. Senza insulina, i livelli di zucchero nel sangue, glucosio, aumentano, portando a sintomi di diabete, come sete e minzione frequente. Poiché le cellule non possono utilizzare efficacemente il glucosio, si verifica la fame e la perdita di peso nonostante l'assunzione di cibo. Il diabete di tipo 1 è di solito diagnosticato in età giovanile o adolescenziale, ma può verificarsi a qualsiasi età. È una condizione cronica che richiede il trattamento con insulina per controllare i livelli di zucchero nel sangue e prevenire complicazioni a lungo termine. Non esiste una prevenzione nota per il diabete di tipo 1 poiché è principalmente causato da fattori genetici e ambientali non controllabili. Tuttavia, la ricerca è in corso per comprendere meglio le cause e per sviluppare strategie di prevenzione o trattamenti futuri. Attualmente, la gestione del diabete di tipo 1 si concentra sulla gestione dei livelli di zucchero nel sangue attraverso l'uso di insulina e uno stile di vita sano. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero di esserti stato utile, iscriviti al canale e metti un mi piace a questo video, che puoi commentare, raccontando le tue esperienze, offrendo un servizio utile alla comunità. Buon proseguimento, ci vediamo alla prossima domanda esaminata.